Salve a tutti, sono Francesco Fusilla, per le guide di Sodi Linux mostrerò, ed è software libero, questo fantastico programmino che si chiama GVCView. GVCView è un programmino che serve a fare videoregistrazioni utilizzando una webcam. Come vedete qui sotto c'è un foglio, eccolo qua, la webcam è qui sopra, è una webcam da pochi soldi, da una decina di euro. È un po' scuro, aumento la luminosità. Questo è GVCView, questi sono il controllo dell'immagine. Vedete, adesso regolo un po' la luminosità per migliorarlo, abbasso un po' il contrasto, lo aumento, vediamo, ok. E posso aumentare la saturazione, calarla, come vedete, la gamma dei colori. Bene, il bello di GVCView è che io registro la mia scrivania, uso i miei attrezzi per fare una lezione, qua sto facendo, non so, il calcolo algebrico, e quando clicco registra video, qui, dopo ovviamente che ho attivato il microfono e ho messo a posto l'immagine e ho corretto le posizioni della carta per sapere che sto registrando quello che mi serve, faccio altro che cliccare registra video e il video si registra. Adesso vedete anche i controlli audio che però non vengono registrati. Allora faccio una simulazione, sto facendo una piccola espressioncina con numeri algebrici. Questa invece è più semplice, più 1 meno 1, cosa farà? Diamo un'occhiata ai segni, questo è più, questo è meno, il risultato è 0. Più 1 meno 5. Chi vince fra il più e il meno? Vince il meno di quanto? Di 4. Fantastico, abbiamo spiegato il calcolo algebrico. Adesso non basta far altro che, dopo aver usato le proprie penne, le matite, le stecche, le squadre per fare qualsiasi operazione necessaria alla spiegazione, magari avendosela preparata un po' meglio di come sto facendo adesso. Ecco, questo è meno, questo è il più. Come vedete, come siamo usati ad usare i nostri colori, i nostri pennarelli. Ferma video. Dove troverò il video? Adesso vi faccio vedere. Chiudo GVCView, mi apro la navigazione delle mie cartelle e il mio video è quello qua. My video è MKV. Non faccio altro che doppio clic e lo apro e il video si registra. Adesso vedete anche i controlli audio che però non vengono registrati. Allora faccio una simulazione 5, operazione necessaria. Ecco, non c'è altro da dire. GVCView ha fatto la video lezione. Se l'avessi preparata decorosamente non sarebbe venuta fuori questa cosa qui. Ma però per spiegare quanto è facile fare una video lezione con GVCView. La nostra webcam può registrare qualsiasi cosa, fare anche degli screenshot durante la videoregistrazione. È tutto. GovCView per registrare semplicemente la scrivania. Lo trovate in audio video, in Sodi Linux, ma anche nei repository di Ubuntu, di Mint e di tutte le altre distribuzioni Ubuntu.